Ciao a tutti amici di YouTube. Questo tutorial, utile per l'individuazione di malware, è vantaggioso per molteplici applicazioni. Tutti voi sapete, aprendo il CMD, la famosa funzione netstat an. In questo modo siamo in grado di vedere quali IP esterni stanno comunicando nel nostro computer. Quando voi andate a leggere una connessione attiva nello stato established, vuol significare che questo IP sta comunicando col vostro PC, in poche parole. Ora noi non siamo in grado di capire quale processo sta utilizzando questa connessione. Dunque, ritornando alla nostra gestione attività, potremo capire come associare questa connessione col relativo processo. Dunque, dobbiamo aggiungere una funzione, cioè una colonna oltre alla CPU, alla memoria, al disco e alla rete, che ci permette di identificare questa attività. Allora, per gli utenti di Windows 7 basta andare semplicemente su Visualizza e poi potrete andare nell'ultima funzione che ci sarà scritto Seleziona colonne. Da Windows 8 in poi Microsoft ha rimosso la voce nella tendina Visualizza. E come fare per raggiungerla? Molto semplicemente, basta andare a cliccare su uno dei qua delle quattro colonne ed andare ad aggiungere la funzione PID. Bene, aggiunta questa colonna, andiamo di nuovo sul nostro DOS di prompt. E questa volta andiamo a scrivere un'altra interessante funzione, netstat -ano, ed invio. Cosa deduciamo da tutto questo? Allora, nel momento la visualizzazione delle connessioni IP, noi abbiamo anche il processo identificativo, come vedete nella quarta colonna. Dunque, quest'ultima colonna a destra ci identifica il processo. Andiamo, per esempio, a prendere questa connessione e lo possiamo ricercare nella nostra gestione attività. Dunque, in questo caso 1292. Ecco, il PID 1292 è in esecuzione proprio in questo momento e si tratta di Firefox. Ora siete in grado di associare la connessione al processo ed eventualmente eliminarlo e terminarlo. Spero che questo semplice tutorial possa essere utile, soprattutto per chi mi ha chiesto l'individuazione di virus malware in modo semplice. Dunque, basta ricavare il PID dell'esecuzione e terminare il processo dal task manager. E dunque, spero che possa essere stato interessante. Se avete dei problemi, mi raccomando, commentate. Thank you.